mondo perfetto è blu. Questi insetti meravigliosi, insieme ai fiori, colorano il nostro mondo. Ma che cos'è il colore? Guardando un arcobaleno ci accorgiamo che la luce è formata da tanti colori, dal rosso, il colore più caldo, al blu, all'azzurro e al viola ci sono i colori più freddi. Nelle acque cristalline dei tropici la luce del sole riesce ad attraversare i primi metri d'acqua e i colori come il giallo, il rosso e l'arancione sono visibili anche a diversi metri di profondità. In questi luoghi c'è un'esplosione meravigliosa di colori. Sott'acqua, come sulla terraferma, certe volte nulla è ciò che sembra. Le città moderne con il loro frenetico ritmo della vita. Persone e auto in movimento. Luci e segnali colorati che mandano continuamente messaggi. E qui siamo a pochi metri sotto la superficie di un mare tropicale, in una giornata qualunque. Acque trasparenti inondate di luce. C'è un'analogia tra il caos di una metropoli e il movimento incessante delle creature nei mari tropicali, e cioè l'importanza delle forme e dei colori. Le barriere coralline ci sorprendono. Per i colori, gialli, rossi, verdi, in un'infinita serie di combinazioni. E per le forme, coralli come cervelli o come fruste, pesci che assomigliano a foglie, a scatole o addirittura a pietre. La comunicazione nelle varie specie marine può essere chimica, acustica, tattile e visiva. Colori e forme servono per comunicare agli altri qualcosa. Vattene, questo è il mio territorio. Guarda come sono bello. No, non mi mangiare, sennò muori. Le forme sono anche funzionali. Alcuni coralli hanno una struttura
struttura a cupola, stabile e robusta, per meglio tollerare l'azione delle onde e dei tifoni tropicali. Altre specie hanno la forma di un tavolino, per meglio ricevere l'illuminazione dall'alto, ma sono molto fragili e vivono solo dove l'acqua non è troppo agitata. La scogliera, come noi la vediamo, è una struttura dinamica e non statica. È infatti il risultato di un delicato equilibrio tra la crescita degli organismi costruttori e la continua usura meccanica esercitata non solo dalle onde. Voglio mostrarvi chi vive su alcuni ventagli di coralli chiamati gorgonie. Guardando tra i polipi della gorgonia, con un po' di fortuna è possibile vedere dei capolavori della natura. Questi sono i cavallucci marini pigmei, riproduzioni in miniatura dei più grandi e noti cavallucci marini. Questa specie è presente in tutta l'area indo-pacifica tra i 15 e i 40 metri di profondità. Misurano da 1 a 2 centimetri e, come tutti i cavallucci, hanno un corpo protetto da una corazza di anelli e una bocca tubolare. Guardate, si ancorano saldamente alla gorgonia con la coda prensile. In questo modo la corrente, che qui può essere molto forte, non li porta via. Nei cavallucci marini la femmina depone le uova nel marsupio del maschio. Il maschio le feconda, aspetta che i piccoli nascano e li partorisce perfettamente formati. Poche uova, ben protette, significa dare ai propri figli più chance di sopravvivenza. Questa strana creatura è il verme albero di Natale. Questi ciuffi piumati sono il suo delicato apparato branchiale. Vive saldamente ancorato all'interno di un tunnel scavato tra le madrepore. Filtrano l'acqua e sono sensibilissimi ai cambiamenti di pressione e luminosità. Se vengono disturbati, si ritraggono in un lampo nel loro rifugio. Molte specie di squali sono costrette a nuotare sempre per poter respirare. Corpi idrodinamici dalle muscolature potenti, quando li vedo mi trasmettono forza ed eleganza, e quando nuotano sembra che volino in questo mondo liquido. Meno agile nel nuoto il pesce diavolo, ha i raggi delle pinne pettorali modificati in vere e proprie zampe che usa per camminare sulla sabbia. È così che avanza sul fondale, spera in questo modo di passare inosservato. Trigoni e razze hanno corpi dalla forma discoidale adatti per il nuoto e per la vita a stretto contatto con il fondo.
le livree maculate servono a renderli ben mimetizzati sui fondali sabbiosi. Come abbiamo visto, non tutti i pesci nuotano. Alcuni strisciano, alcuni camminano, altri addirittura volano. Una grande manta appare dal nulla. Il magico battito delle enormi pinne pettorali come ali le consentono di planare negli immensi spazi blu. Il muoversi frenetico del popolo del Reef è solo apparentemente casuale e nasconde al contrario coordinazione di gesti e di segnali che vengono trasmessi e ricevuti da ogni singolo. Per coloro che vivono riuniti in grandi banchi, le colorazioni sui lati del corpo permettono ai pesci di riconoscersi l'uno con l'altro. Nuotano in perfetta sincronia, rendendo difficoltoso per il predatore individuare dove finisce il corpo di uno e inizia quello dell'altro. D'altronde è risaputo, l'unione fa la forza. Nei pesci pappagallo, la livrea anonima della femmina stride con la colorazione appariscente del maschio. Questa differenza, che i biologi chiamano dimorfismo sessuale, è stata guidata proprio dalle femmine che, scegliendo i maschi più colorati per riprodursi, li hanno trasformati in creature tinte e vistose. Ma perché l'hanno fatto? Le femmine scelgono sempre i maschi con cui riprodursi e scegliere chi, nonostante quei colori sgargianti, sia riuscito a sfuggire ai predatori, significa riprodursi con il maschio migliore sulla piazza e di conseguenza dare alla luce figli con un patrimonio genetico al top. Molti pesci presentano spiccate differenze nelle livree tra adulti e giovani. Essendo specie fortemente territoriali, scacciano i propri simili che invadono l'area dove sono soliti alimentarsi. In questo caso, dunque, fingersi di una specie diversa non competitiva per il cibo eviterà lo scatenarsi di reazioni ostili verso i propri figli. Questa è la fase transitoria del bellissimo pesce angelo imperatore. Direste mai che sono lo stesso pesce?
comunissimi pesci farfalla adottano un altro stratagemma. Presentano una banda nera proprio sul capo e alcune specie un finto occhio sulla coda che dissimula la posizione della testa. È una difesa estrema perché in caso di attacco un predatore punterebbe a una parte non vitale del piccolo pesce. Molte livree non sono così evidenti come sembrerebbe. Questa tartaruga imbricata, immobile tra i coralli, risulta indistinguibile dal fondale. Esattamente come questa seppia gigante. Se ne stava immobile tra i coralli, sicura di non essere vista. Ma se incroci il suo occhio vigile, beh, ecco questa incredibile creatura marina improvvisamente prende forma. È tranquilla, ma guardate, è attenta! Ha cambiato la sua livrea dalla fase mimetica a quella di allerta. Adesso tutti i suoi sensi sono in allerta. Ecco, mentre si allontana comincia il suo display di allarme, bagliori di luce che precedono la fuga. Ecco i maghi del trasformismo. Seppie e polpi, per nascondersi alla vista, possono far comparire protuberanze sul proprio corpo, oppure possono cambiare colore e lo fanno per mimetizzarsi o perché vogliono comunicare il loro stato emotivo. I colori giallo, nero e rosso vengono utilizzati dalle specie per dire ai predatori che le loro carni sono velenose. Sono colorazioni definite di avvertimento o aposematiche e sono proprie di quegli organismi lenti che non fanno proprio nulla per nascondersi. Anzi, la piccola seppia flamboyant esibisce continuamente i suoi colori mentre passeggia sulla sabbia a caccia di un boccone appetitoso. Recentemente, alcuni biologi australiani hanno verificato che anche nelle sue carni sono presenti tossine velenose. Thank you.
branchi, molluschi conosciuti come lumache di mare, sono le creature più belle e colorate del mondo subacqueo. Se un pesce inesperto tentasse di assaggiare la colorata lumachina, l'esperienza disgustosa gli insegnerebbe a diffidare di chi è molto appariscente. Tra i pesci più eleganti del mondo del reef ci sono quelli appartenenti al genere Pterois. Sfoggiano magnifici ventagli piumati. L'aspetto inganna. Questi ventagli nascondono al loro interno aculei dal veleno molto potente. Chi basa la propria strategia di caccia sull'immobilità e il mimetismo non può permettersi colorazioni appariscenti. Questo che tenta di somigliare ad una foglia marcescente che rotola sul fondale è un pesce scorpione di Hanbon. Sul dorso trasporta una piccola tigna, conseguenza delle sue ore passate immobili sul fondale ad aspettare le sue prede. Il pesce coccodrillo si confonde tra sabbia e alghe grazie a complessi disegni arabescati. I grandi occhi sporgenti potrebbero tradirne la sua presenza, per cui anche sulle pupille c'è un disegno mimetico. È davvero difficile da individuare quando rimane immobile tra i coralli. La maschera che si cela tra i coralli è quella di un pesce pietra. È capace di restare immobile per ore in agguato. Spugne e alghe crescono sulla sua pelle aumentandone le già eccezionali doti mimetiche. Se importunato, ha un'arma terribile da sfoderare. Spine dorsali capaci di iniettare una delle più potenti tossine che in natura esistano. Meglio starne alla larga. L'abilità nel rendersi invisibile è valsa a questa creatura il nome di pesce fantasma. Della famiglia dei cavallucci marini, a seconda degli ambienti in cui vive, il pesce fantasma è capace di assumere l'aspetto di un'alga o di un colorato corallo tropicale. Travestimenti e doti mimetiche veramente sorprendenti. Fiori che sono animali, pesci che camminano, turbini di luci e di ombre in cui perdersi e stupirsi. In fondo al mare, nulla è ciò che sembra.
Nella barriera corallina perciò abbiamo visto c'è un'esplosione di forme e di colori. Ma cosa servono? Servono per comunicare. I maschi con i loro colori sgargianti comunicano alle femmine che sono belli e le prede comunicano ai predatori che sono pericolose. Guardate questa farfalla, per esempio. Questa farfalla, vedete, col colore rosso del suo addome, comunica ai predatori: state attenti, non mi mangiate, sono velenosa. E lei non mente, perché è veramente velenosa. Però nel mondo animale, sia sott'acqua che sulla terraferma, si possono dire delle bugie. Guardate la mia amica, che ormai è insieme a me da un po'. Lei imita una civetta, sembra l'occhio di una civetta, in realtà lei è una farfalla innocua. È come se dicesse ai predatori: non mi mangiate, sono più pericolosa io. Ci sono mille modi per sopravvivere nel mondo selvaggio. E l'evoluzione, sia sott'acqua che fuori dall'acqua, si è sbizzarrita a forgiare colori e forme spettacolari.